Grazie Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo. Non solo il mondo accademico e non solo il mondo politico, persino gli storici, collega Pittella, cominciano a registrare la grande crisi europea. E guardando la curva storica in cui ci troviamo, si domandano come sia possibile che il continente che da anni costruisce un progetto politico che coinvolge 27 stati, 500 milioni di abitanti contro ad esempio i 300 degli Stati Uniti, con un PIL pari o superiore a quello degli Stati Uniti, 20 trilioni di dollari, e con una centralità geopolitica primaria rispetto al Mediterraneo, ai Balcani, ad all'Atlantico, sia oggi in questa profonda crisi. Ma nascondere i limiti e gli errori del progetto europeo non fa un buon servizio all'Europa, collega Pittella. Per dirla con pane bianco, occuparsi dell'Europa significa anche occuparsi di limiti e difetti della costruzione europea e di quel processo di armonizzazione che tanto armonioso evidentemente non deve essere stato. Perché se a dispetto del fatto che da contributore netto l'Italia abbia versato 50 miliardi di euro per banche e stati membri e dopo manovre di tagli alla spesa pubblica di oltre 200 miliardi in 10 anni, i poveri in Italia sono raddoppiati, i ricchi milionari sono aumentati del 10%, e beffa delle beffe, collega Pittella, il debito pubblico è aumentato, udite udite, del 30%, vuol dire che qualche errore è stato fatto. E non c'era il governo che questa maggioranza sostiene, ma c'erano altri governi. E lo abbiamo già detto in altre occasioni. Se le regole valgono per qualcuno a seconda delle stagioni politiche, si fa un cattivo servizio all'Europa. Se la Francia ha potuto stare in procedura di infrazione per eccesso di deficit per 9 lunghi anni ed esercitare una grande leadership politica nel suo asse con la Germania, se la Germania può utilizzare ad esempio il 3,1% del suo prodotto interno lordo in aiuti di Stato, il 3,1% del suo PIL in aiuti di Stato e noi solo lo 0,22%, vuol dire che non solo l'Europa ha sbagliato, abbiamo sbagliato anche noi e sbagliamo anche noi quando ci dimentichiamo, volendo a tutti i costi solo ricordare le grandi conquiste dell'Europa che noi difendiamo con i denti, ma ci dimentichiamo della fine che hanno fatto fare alla Grecia per pagare i debiti delle banche tedesche e francesi, soldi che sono arrivati da tutti gli Stati membri, andati verso la Grecia formalmente e entrati rapidamente nelle casse delle banche francesi e tedesche. O ci dimentichiamo di quel dumping fiscale di alcuni paesi come il Lussemburgo ai danni di altri paesi, soprattutto dei paesi con economie forti come la nostra, perché la nostra è un'economia forte, se riesce ancora ad essere, nonostante la crisi, nonostante le regole, quelle italiane e quelle europee, contro le imprese, noi riusciamo ancora ad essere la seconda manifattura d'Europa e noi abbiamo bisogno di un regime fiscale che ci aiuti a mantenere le nostre imprese in Italia e ad accogliere imprese dall'Europa e non solo da lì, nel nostro territorio per continuare a crescere, perché non c'è possibile crescita di nessun tipo senza le imprese. È una follia europea quella di pensare che per decreto noi riduciamo l'inquinamento mondiale al quale partecipiamo per una percentuale minima peraltro, mortificando e impedendo alle imprese dell'economia tradizionale europea di poter stare al passo con i tempi, con le innovazioni e anche con le ristrutturazioni. Due direttive sono state citate, ad esempio, quella della plastica, come ha fatto benissimo il collega Urso, e ancor di più
la risultante di quel trilogo, che nonostante la Commissione europea indicasse una strada e un punto di arrivo per poter ridurre le nostre emissioni di CO2, noi abbiamo visto il Parlamento europeo all'opera per poter anticipare ancora quel termine e mettere nelle condizioni più drammatiche l'impresa dell'auto, delle sue componenti, che è italiana oltre che tedesca, in condizioni quasi disperate. E dello scaricabarile sull'Italia della tragedia migratoria nel Mediterraneo ne vogliamo parlare? E conta di più lo spread o la più potente e rapida speculazione sul prezzo del petrolio che sta cambiando i connotati all'economia mondiale? E l'inflazione, chi se la merita se non si guarda al nuovo accordo dell'ex NAFTA appena riformato da quei paesi, che costituirà il più efficiente e importante mercato e libero scambio commerciale verso il quale poi peraltro collega Pittella guarderà quella Brexit con particolare attenzione, che introduce per la prima volta, prima della definizione di mercato libero, di commercio libero, anche la definizione e prima ancora la definizione di giusto, dove per giusto si intende che il lavoro delle persone e dei popoli sta nella crescita economica, che è cosa diversa dallo sviluppo, in modo imprescindibile. Non può esserci crescita se non c'è rispetto del lavoro e della capacità delle persone di conquistare attraverso il lavoro e solo attraverso il lavoro i loro diritti, la loro dignità, le loro conquiste. Ecco perché io concludo, signor Presidente, riprendendo una citazione che ha fatto la collega Casolati stamane, che ha ricordato le parole di Churchill: in questa legge europea noi di nostro ci abbiamo visto poco. Certo, peraltro i tempi, è stato spiegato benissimo dai relatori, i tempi non potevano che consentire questo. È la prossima legge europea quella sulla quale noi ci faremo giudicare e porteremo agli italiani il risultato del nostro lavoro. È la prossima legge europea nella quale vorremmo scrivere quelle linee programmatiche per l'Europa, per un'armonizzazione dei popoli europei, dove l'Italia sta tra i paesi fondatori, dove l'Italia, in quanto paese fondatore, ho già avuto modo di dirlo, si farà carico di ricostruirla questa Europa, di ridargli forza, di ridargli valore e dignità. E quindi, continuando a citare Churchill, i successi e i fallimenti vanno e vengono, sono passeggeri. Quello che conta è continuare a credere nella nostra capacità di cambiare le cose e di migliorarlo. E anche da questo nostro voto favorevole noi facciamo discendere la nostra precisa volontà di cambiare il futuro dell'Europa e quindi del nostro Paese. Grazie.